Sanremo, ovvero il mercato che non esiste. Un po' di anni fa, seconda metà degli anni 90 fino al 2002, se non sbaglio, è andata in onda la trasmissione Sanremo Top. Era nell'era di Baudo e all'incirca un mese dopo il festival, che non è un festival, lo ripeto, si ritornava all'Ariston di Sanremo e con questa trasmissione si premiavano gli artisti che in base alla posizione in classifica riuscivano a ottenere ed era anche l'occasione per la consegna dei premi della FIMI, la Federazione dell'Industria Musicale Italiana, quindi si davano il disco d'oro, il disco di platino, eccetera. Perché non esiste più questa trasmissione? Beh, sicuramente gli ascolti non erano forse neanche minimamente paragonabili a quelli di una serata del festival, ma soprattutto perché a un certo punto le canzoni del festival non riuscivano più ad entrare in classifica. Di conseguenza si è verificato uno scollamento completo tra la trasmissione televisiva più seguita d'Italia e il mercato discografico. E è di questo di cui vogliamo parlare oggi. Le canzoni di Sanremo, che tutti vedono, tutti ascoltano, non sono, nella gran parte dei casi, quelle che poi le persone comprano. Sì, ok, l'euforia del momento, all'inizio magari iTunes li prendono i singoli lì per lì, oppure la compilation, anche se poi in base ai litigi tra le case discografiche le volte sono anche due le compilation di Sanremo, qualcuno l'acquista la musica di Sanremo, ma in realtà non più di tanto, di conseguenza non aveva senso fare una trasmissione se erano ben pochi brani che riuscivano ad entrare in classifica. Al di là di quell'uno o due che poi ce li sentiamo in radio fino all'estate, la gran parte viene rapidamente dimenticata. In realtà la canzone tipica di Sanremo, brano lento, la ballatona con l'arrangiamento bello orchestrale, si adatta poco sia alle radio, nonostante siano comunque per legge di breve durata i brani, perché comunque sono tendenzialmente abbastanza pesanti, almeno si tende a dare un indirizzo comune alla gran parte dei brani. E poi perché ci sono dei generi completamente esclusi. Il rap, se c'è in versione molto diluita, con i testi censurati, e allora piace poco ai ragazzotti. La dance, figuriamoci, è completamente esclusa, così come il rock. Una porzione molto specifica di musica che non intercetta più di tanto i gusti degli italiani. Poi, siccome, come abbiamo già detto, non è importante la musica, ma è importante tutto il resto, la trasmissione sia seguita, quindi gli ascolti, quindi una macchina che si mette in moto veramente importante dal punto di vista economico, come dice il buon vecchio Caparezza, chi se ne frega della musica. Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi, sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e al prossimo video dedicato a Sanremo per questa Sanremo Week.